Buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Guardate cosa c'è oggi in studio questa sera. Tanti prodotti natalizi. Ci dobbiamo preparare in qualche modo ai pranzi e ai cenoni delle festività natalizie, ma vi daremo dei consigli perché cosa acquistare, come fare gli acquisti migliori, perché si nascondono tante cose spesso che sono un danno alla salute. Invece bisogna scegliere e mangiare con tranquillità per la nostra salute, ma anche per il palato, sicuramente. Ma parleremo anche di questa vera e propria rivoluzione che è scattata da sabato sulle etichette dei prodotti alimentari. Cambia tutto, cambierà tutto nei prossimi mesi e vi spiegheremo che cosa. Ma come sempre, partiamo da una vostra lettera scritta alla nostra redazione, vero Maris? Verissimo Giuseppe, allora andiamo subito a vedere chi ci ha scritto quest'oggi. Anzi, vi ricordo, colgo l'occasione per ricordarvi che anche voi potete mandarci le vostre segnalazioni, ovviamente scrivendo ad Attenti al Lupo via Aurelia 796-00165 Roma. Poi vi ricorderò anche il nostro numero verde, così che potrete partecipare direttamente alla trasmissione. E vediamo subito cosa dice la lettera di oggi. Ciao Attenti al Lupo, sono Grazia, vi seguo sempre da Monterotondo. Volevo condividere con voi una riflessione. Vado spesso al mercato a fare la spesa e ho notato che ultimamente, forse in previsione dei menù natalizi, è notevolmente aumentata la disponibilità dei prodotti ittici. Da dove arriva tutto questo pesce, ci chiede? Siamo sicuri che dietro a questa abbondanza non si nasconda un calo della qualità? E soprattutto, come facciamo ad essere certi della freschezza e della provenienza del pescato? Grazie e tanti auguri di cuore. Auguri anche alla signora Graziella, adesso cercheremo di risponderle. Tante domande, cercheremo di rispondere nel corso della trasmissione, ma subito diamo qualche indicazione e presentiamo i nostri ospiti. Rolando Manfredini, responsabile della sicurezza alimentare e produttiva di Coldiretti. Renato Calì, segretario nazionale della Diconsum. Calì, diamo subito una risposta. Com'è che si trova tutto questo pesce in queste settimane? Chiaramente c'è una maggiore richiesta da parte delle persone, ma siamo sicuri di tutto il pesce che arriva sulle nostre tavole? Bah, sicuri assolutamente no, non a caso stasera siamo qui a discutere per dare maggiori informazioni rispetto, come dire, a questa nuova normativa europea che è stata recepita nel nostro paese e che da lunedì, da ieri, come dire, dà degli obblighi ben precisi rispetto alla, come dire, alla provenienza e quant'altro, e maggiori informazioni anche ai consumatori rispetto al prodotto che stiamo acquistando e che mangeremo. E proprio sul pesce ne parleremo nel corso della trasmissione, vedremo anche un servizio, quindi attenzione, ascoltateci fino alla fine. Le chiedo, questa nuova normativa, che è qualcosa che veramente provoca una piccola rivoluzione, è un passo in avanti? Siete completamente soddisfatti come consumatori delle etichette? Beh, una normativa con luce e ombre, perché dà dei passi in avanti rispetto alle etichette, ma come dire, dà dei passi indietro rispetto alla normativa nazionale che indicava, che doveva indicare il sito di produzione del prodotto dal quale che viene appunto prodotto e da dove proviene. Il problema vero in sé, oltre all'etichetta, è quella di dare una maggiore informazione, creare quest'opera di informazione ai consumatori che molto spesso sono solamente attenti alla data di scadenza o al prodotto in sé e guardano molto poco l'etichetta. E allora cerchiamo di fare proprio un passaggio lento e graduale con Manfredini. Innanzitutto, diciamo che i prodotti che trovate oggi nel supermercato non hanno le nuove etichette, bisognerà aspettare un minimo di tempo, bisogna insomma tutte le scorte, esaurire le scorte, e poi troverete nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, le nuove etichette. Su queste etichette innanzitutto c'è una novità davvero incredibile, soprattutto per le persone un po' più anziane. Finalmente i caratteri delle etichette scritte un po' più grandi. Prima erano dei caratteri incomprensibili, sembrano le lettere che ci mandano le banche a fine anno, dove è difficile capirci qualcosa. Ora che cosa cambia per quanto riguarda i caratteri e la scrittura delle etichette? Sì, questo ha perfettamente ragione. Tra l'altro, se mi posso permettere la battuta, il regolamento è venuto proprio fuori nel giorno di Santa Lucia, quindi la protettrice della vista, e quindi su questo occorre mettere in evidenza come l'etichettatura adesso preveda un minimo di carattere che è 1,2 mm per le confezioni più grandi, mentre per le confezioni un po' più piccole 0,9 mm. Il carattere, attenzione, deve essere anche evidenziato, deve essere reso più visibile e quindi magari deve essere anche messo in contrasto cromatico, appunto per rendere poi le indicazioni che ci sono più in etichetta più percepibili e più evidenziabili. Manfredini, questo su tutti i prodotti alimentari, di qualsiasi tipologia? Certamente, qualsiasi tipologia di prodotti alimentari deve avere queste indicazioni, al di là del fatto che al di sotto dei 10 centimetri diciamo di superficie, di 10 centimetri quadri, le indicazioni non sono tutte quelle previste o obbligatorie, ma sono solo 4 le maggiori indicazioni, cioè la data di scadenza, il tempo minimo di conservazione, la denominazione del prodotto, la quantità netta e gli allergeni.
Maris. E certo, vogliamo ricordare, come promesso ai nostri telespettatori, come poter entrare a far parte a questa diretta. Basta chiamarci al numero verde gratuito anche per i cellulari, lo ricordiamo, e quindi chiamate all'800 508 990. Ecco, magari ci direte da cosa è composto il vostro menù di Natale e qualche domanda ai nostri esperti per capire su dove orientarsi, ecco, dove essere più sicuri. Vediamo qui sulla nostra tavola, qui nello studio, il panettone, il pandoro, lo spumante. Vedo anche dei torroncini. Allora, la scadenza. Prima succedeva, Calì, che sulla busta dei torroncini che insomma c'era solamente una data di scadenza. Ora invece cambia, da sabato scorso cambia tutto. Sul singolo torroncino, sul singolo prodotto, diciamo, alimentare, abbiamo fatto l'esempio del torroncino, ma può essere qualsiasi altro prodotto alimentare, che cosa succede? Succede che ogni singolo pezzo di quella scatola, di quella confezione, deve essere indicata esattamente la data di scadenza. Succede esattamente questo. Ma succede anche, al di là del torroncino, di dolce o di quant'altro, che deve essere anche indicato, per ritornare sul ragionamento del pesce congelato per esempio, qualsiasi, come dire, alimento che è congelato, se è congelato, se è stato scongelato, che ovviamente non può essere più ricongelato, che è una norma già di buonsenso che esisteva da sempre, ma che adesso deve essere reso obbligatorio. Lei ci anticipa, perché poi vedremo il discorso sul pesce congelato. Insomma, l'importante è che non sia sulla confezione esterna, deve essere sul singolo prodotto che è all'interno. Ma arriviamo a un altro capitolo che è abbastanza complesso, ma poi è utile per il consumatore. Se uno è allergico, se uno ha delle difficoltà, è intollerante ad alcuni alimenti, prima c'erano le difficoltà oggettive. Manfredini, ora che cosa troveremo sui prodotti alimentari? Se uno è allergico, ci sono tante allergie, ad esempio quella più famosa è sicuramente quella al glutine, ma ci sono allergie agli arachidi, ai latticini, ai crostacei. Ne ho lette tantissime oggi, spulciando un elenco. C'è un elenco che è stabilito proprio nel regolamento 1169, che è il regolamento di cui stiamo parlando sull'etichettatura, che pone all'attenzione 14 sostanze, quindi l'elenco è abbastanza lungo. Però diciamo che la questione relativa agli allergeni c'era anche prima, cioè nell'etichettatura era previsto. Adesso invece l'allergene deve essere messo in evidenza. Cioè, quindi noi troveremo sull'etichettatura che magari l'allergene, che so io, parliamo di glutine o di soia o di un crostaceo, deve essere scritto in grassetto. Graficamente deve essere ben visibile, ben chiaro. Graficamente deve essere ben visibile, deve essere ben chiaro, trasparente, in modo che l'allergico, purtroppo, che ha questa sensibilità, diciamo così, che può essere molto pericolosa, ricordiamo, perché allergie e anche intolleranze, ma le allergie soprattutto potrebbero causare anche, per esempio, degli shock anafilattici. Certo, danni seri alla salute. Occorre essere molto, molto precisi da questo punto di vista, e il regolamento in questo caso qua, diciamo, ha le sue luci, perché effettivamente pone all'evidenza dell'allergico il contenuto, l'ingrediente allergico dell'alimento. Ecco, Calì, però la gente poi va a mangiare fuori, in ristorante, in trattoria, e qui si è creato un gran caos, perché dicono i ristoratori: che dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare tutti i nostri menù? Perché diventa una normativa obbligatoria, anzi già entrata in vigore, lì è perentorio, quindi da sabato è perentorio, chiunque vada a mangiare in un ristorante, una trattoria, di inserire in qualche modo, in modo visibile, questo tipo di prodotto che può creare allergia o intolleranza. Che cosa succede? Dovranno cambiare tutti i menù? Avranno già cambiato, secondo lei, tutti i menù? Secondo me non avranno assolutamente cambiato i menù. Non hanno sicuramente dato un'informazione che è prevista adesso per legge. Basterebbe una cosa molto semplice: o un cartello all'interno del ristorante in una bacheca, o altrimenti all'interno della carta del menù stare a indicare, rispetto alle pietanze che, come dire, producono all'interno del loro ristorante, quali sono i prodotti allergenici che possono essere presenti all'interno di quelle pietanze, appunto. Si evita che sia il consumatore o il cliente a dover chiedere: ma io sono allergico a questa sostanza, dopodiché c'è questa sostanza o questa rispetto, e invece, come dire, diventa un obbligo essere informati preventivamente. Prima di vedere il filmato, Manfredini, quali sono i modi in cui è possibile posizionare un cartello all'interno del ristorante? Cioè, può essere scritto sul menu, oppure possiamo dire sono 3-4 modi, no? Dice la direttiva europea. Vengono suggeriti dei modi. Devo dire che in questo senso c'è anche un certo dibattito ancora tra diciamo il legislatore nazionale e anche tra la Commissione europea sul fatto che debba comunque essere comunicato in un certo modo. I modi sono sostanzialmente quelli a cui facevamo riferimento
riferimento, o vengono scritti sul menu, o vengono scritti su un registro, o vengono scritti su un cartello, ma comunque devono essere comunicati. Questo è importante, il consumatore deve essere in grado di poter riconoscerli, quindi magari si fa indicare dal cameriere il registro. Il registro, c'è un registro, potete chiederlo se avete dei problemi di allergia o di intolleranza, andate dal ristoratore e chiedete il registro, voglio vedere il registro. Da oggi è possibile, anzi da sabato è possibile. Maris. Ma andiamo subito a sentire cosa vuol dirci la signora Elvira che ci aspetta al telefono da Napoli. Buonasera Elvira. Buonasera signori. Ci dica tutto. Siccome vivo in un paese vicino alla terra dei fuochi, quindi quando vado a prendere frutta e verdura vorrei sapere come faccio a sapere se per caso la frutta e la verdura che prendo è buona. Oppure è contaminata. E poi un'altra cosa, per il pesce fresco, chi me lo dice se non è stato già scongelato? E io poi lo porto a casa perché lo congelo e lo metto nel freezer per comodità mia. Come faccio a saperlo se non ci sono le etichette? Perché lo vendono sfuso. Certo. Grazie Elvira. Grazie la signora Elvira. Allora, diamo subito una risposta. Primo capitolo la questione frutta, poi del pesce ne parleremo. Sì. Allora, c'è un obbligo anche per i prodotti dell'ortofrutta con questa direttiva? L'ortofrutta ha la sua etichettatura di carattere verticale e che quindi dove vengono specificate determinate questioni. Però la domanda della signora era relativa al possibile inquinamento. Allora, noi dobbiamo pensare che, essendo nella terra dei fuochi, lì c'è un sistema di controllo che prima che il prodotto arrivi sul mercato deve essere assolutamente controllato, perché lì c'è un inquinamento esterno provocato da contaminanti esterni e quindi un prodotto non può entrare sul mercato se presenta dei problemi. E lì è stata fatta tutta una zonizzazione, sono stati fatti degli interventi, cioè è stata seguita molto bene la questione, questo è importante. La seconda questione relativa al pesce. È evidente che nel momento stesso in cui un regolamento europeo dice che deve essere scritto se il pesce è stato scongelato, quindi la signora ha la possibilità di riconoscere tramite appunto l'etichetta se il pesce è stato congelato e in questo caso non può essere più ricongelato perché sappiamo bene le controindicazioni che ci sono. Dicevamo, vedendo anche i nostri prodotti, sono giornate intense anche di acquisti. Per quanto riguarda gli italiani, per i prodotti da mettere un po' a tavola nel periodo natalizio, ma quanto siamo responsabili quando andiamo a acquistare? Al di là dei prodotti natalizi, insomma, siamo dei consumatori responsabili? Siamo andati a chiederlo in giro. Vediamo, Alessandra Camarca. Quando lei fa gli acquisti dei prodotti alimentari per il Natale, che cosa guarda? L'etichetta, la provenienza? Un po' tutto, adesso... questo periodo un po' tutto si guarda, la qualità, il prezzo, se c'è risparmio, e questo è l'importante. Se ci sono i soldi disponibili la spesa viene bene e il Natale anche viene bene, altrimenti la qualità. E come la riconosce? Vabbè, qui si riconosce, si vede anche ad occhio nudo. Qualche volta l'assaggio pure, soprattutto la frutta. Il prezzo ovviamente e la qualità. Ecco, per la qualità come ti regoli? Oddio, beh, venendo al mercato uno crea anche una sorta di rapporto di fiducia intanto con chi vende e soprattutto, il prodotto. Cerco di mangiare cose che siano il più possibile meno trattate, quindi laddove possibile prendo il biologico, laddove possibile prendo verdura e frutta. Quando va al supermercato controlla anche lì la provenienza, tutto o va sulle offerte? Tutte e due le cose. Laddove l'offerta corrisponde a quello che penso sia giusto comprare, compro. Il fatto che sia l'offerta non mi induce a comprare necessariamente. La provenienza, prima di tutto la provenienza, e poi anche il prezzo, certo. Controlla bene gli ingredienti? Sì, sono abbastanza scrupoloso io. Signora, lei quando fa la spesa di Natale che cosa guarda? La roba da mangiare. Per mangiare, ma guarda il prezzo, la provenienza? Certo, pure il prezzo, è quello più di tutto, il prezzo ci vuole. E quando lei avrà letto della contraffazione di alcuni prodotti, mozzarelle che non si sa come sono fatte, come fa a stare attenta? Lo so, adesso proprio non c'ho, leggendo, adesso proprio non sto attenta a niente. Lei è attenta alla provenienza del prodotto? Certo, la provenienza, la qualità, che sia buono, ma principalmente non è che spendiamo perché è Natale, Natale è tutti i giorni. Allora, Calì, quanto è importante essere dei consumatori attenti? Forse all'etichetta sicuramente è importante. Sentiamo anche la questione dei prezzi. Bisogna stare molto attenti perché prodotti
un panettone, un pandoro che costa talmente poco, pochissimo, bisogna guardare con più attenzione. Ma sicuramente, perché, come dire, non puoi scendere al di sotto di un certo prezzo, perché sennò vuol dire che c'è qualcosa che non va rispetto all'intera filiera, intanto che ha contribuito a produrre quel tipo di prodotto, primo. Secondo, anche dal vostro servizio viene fuori che sempre più c'è un consumatore consapevole che, nonostante la crisi, sta molto attento a quello che acquista, è molto attento al rapporto qualità-prezzo, che è fondamentale in qualsiasi scelta d'acquisto, soprattutto è molto attento alla provenienza dei prodotti. Questo ce lo confermano anche delle recenti indagini di grandi istituti demoscopici a livello nazionale ma anche internazionale. Sostanzialmente la crisi, come dire, ha modificato l'abitudine d'acquisto e si privilegiano gli acquisti tra virgolette etici e responsabili, cioè dove è possibile capire se quell'azienda è un'azienda seria che rispetta i termini della sostenibilità e che rispetta, come dire, anche il consumatore finale rispetto alle informazioni che dà. È possibile coniugare la qualità del prodotto con il prezzo oggi sul mercato di oggi? Assolutamente sì, basta fare attenzione e crescere rispetto, avere maggiori informazioni rispetto al prodotto che si sta acquistando. Maris. Un'altra domanda da una nostra telespettatrice, la signora Emilia, ci ha scritto da Como chiedendo questa domanda. Dice, ecco, sulle conserve, sulle passate di pomodoro, voleva sapere se sulle nuove etichette scriveranno la provenienza del pomodoro, specificando magari se viene dalla Cina, se viene dall'Italia, perché dice, giustamente con i nipotini uno vuol star certo su da dove arriva questo pomodoro. Ecco, sulle nuove etichette, perché dice sulle conserve prima non era specificato, verrà specificato? La domanda è per Manfredini. Me l'aspettavo questa domanda perché apre un capitolo molto importante che è quello dell'origine, origine della materia prima e quindi dell'origine poi anche del prodotto dove viene trasformato, eccetera, eccetera. Allora bisogna dire subito un fatto, che per quanto riguarda il pomodoro, quindi in specifico, è già prevista per la sola passata l'indicazione dell'origine, mentre invece per tutti i trasformati di pomodori, concentrati, roba del genere, non è prevista e non lo prevede certamente questo regolamento, e quindi la signora non troverà nei trasformati di pomodoro l'indicazione d'origine. Noi speriamo, ma questo vale per un discorso di carattere generale, dico un dato, il 50%, più del 50% degli alimenti che comunque noi troviamo sui mercati non hanno l'indicazione d'origine, non hanno l'indicazione d'origine del prodotto agricolo, quindi è una carenza piuttosto grave, che si cerca comunque di risolvere, e il regolamento in questo senso per alcune tipologie di prodotti dà certamente una mano. Se posso aggiungere due cose anche a livello di informazione. Noi ancora scontiamo il fatto su molti prodotti alimentari che, come dire, viene messo soltanto l'ultimo posto dove viene trasformato il prodotto. E questo è quello che diceva anche il dottor Manfredini rispetto al fatto che non sappiamo da dove esattamente proviene. Esatto. Seconda cosa, possiamo provare a ragionare, lo dico così in modo retorico, noi ragioniamo sempre sul fatto prodotto dove. Probabilmente dovremmo tentare anche di ragionare prodotto in modo sicuro dove, perché questo ci potrebbe aiutare a superare una serie di incongruenze che abbiamo nonostante l'entrata in vigore della normativa europea. Allora, noi ci fermiamo qualche istante, continuiamo a parlare perché c'è tutta questa polemica anche che è scattata, perché poi non è che tutto un meccanismo chiaro, l'indirizzo del produttore su questa nuova direttiva europea, e poi ci sono delle novità a proposito di filiera da aprile per le carni di suino. Poi ci spiegherà tutto Manfredini. Dal 1 aprile cambierà qualcosa, sempre a favore della gente, dei cittadini e dei consumatori, come sentiremo tra qualche istante, vedremo in che modo. Di nuovo in studio stiamo parlando dei prodotti alimentari di Natale, ma anche del nuovo regolamento obbligatorio con la direttiva di Bruxelles per quanto riguarda l'etichetta, entrata in vigore sabato scorso. L'indirizzo del produttore è al centro di un dibattito anche abbastanza infuocato, perché questa direttiva, Manfredini, sottolinea, fa un passo indietro rispetto a quello che avevamo in Italia, così, quelli che vedevamo sulla nostra etichetta dei nostri prodotti? Sì, perché? Fa un passo indietro perché omette di mettere la sede dello stabilimento di produzione.
E cosa sarà indicato invece? Sarà indicato solo il responsabile delle informazioni sul prodotto, quindi praticamente c'è il responsabile del prodotto, delle informazioni che deve dare lui, è il responsabile, mette solo quello, quindi non c'è sostanzialmente l'indirizzo dello stabilimento di... Il luogo fisico dove è stato realizzato... dove è questo prodotto. Devo dire che certamente un togliere, è stato omesso, non è che il regolamento nasce così senza questa indicazione, quindi però diciamo che questa informazione, togliere delle informazioni di questo tipo è certamente non utile, è meglio aggiungerne. E allora ecco che all'informazione dello stabilimento, secondo me e secondo noi, va aggiunta ovviamente l'informazione sull'origine, perché sennò non avrebbe molto significato. Calì, quindi il singolo produttore può metterlo come elemento aggiuntivo, diciamo è distintivo, può dire dove lo produco? Assolutamente sì, perché noi non dobbiamo interpretare questa normativa come se fosse una sorta di gabbia, ma dobbiamo interpretare la normativa come una sorta di valorizzare quei produttori che danno informazioni aggiuntive. Già oggi sono dei meccanismi, penso alle app, penso al QR code, per cui, come dire, con uno strumento tecnologico come uno smartphone sei in grado di poter risalire all'origine del prodotto. Però la mia mamma, che non c'ha lo smartphone, che non c'ha, come può accorgersi? Solamente vedendolo sul prodotto, sostanzialmente. Solamente vedendolo sul prodotto, e qua sta, come dire, l'accortezza del produttore che vuole valorizzare il proprio prodotto e vuole distinguersi rispetto agli altri nel dare l'informazione aggiuntiva ben visibile e ben chiara. Per esempio, faccio un esempio, perché alcuni prodotti rispetto a dove vengono prodotti, scusate il bisticcio di parole, dobbiamo trovarlo dietro e non metterlo per esempio ben visibile sull'etichetta davanti al marchio? Quello sarebbe un segno di distintività e di trasparenza rispetto al consumatore. E qui c'è la libera scelta del produttore. E qui c'è la libera scelta, la volontarietà. Arriva qualche altra indicazione, sì, ci Maris. Sono diverse segnalazioni ai nostri telespettatori, ci arrivano via mail ad attentialupo @tv2000.it, anzi vi invito a scrivervi, poi magari ti leggo anche qualche mail che ci sta arrivando, ma intanto andiamo dalla signora Amelia che ci chiama da Napoli e ci aspetta al telefono. Buonasera. Buonasera a tutti voi dello studio. Volevo chiedere ai signori esperti, ai dottori, una domanda che insomma non va direttamente alle etichette, alla qualità, al prezzo. Volevo chiedere, poiché io ho un orticello, quindi coltivo un po' di tutto, e mio marito è un esperto di pesca. Ora io congelo tutto, quindi nel mio congelatore poi la scadenza più o meno di questi prodotti di quanto potrebbe essere? 10 giorni, un mese? Grazie Amelia. Allora cerchiamo di rispondere alla signora Amelia. L'esponente della Coldiretti deve rispondere, mi sembra. Beh, dunque, nel momento stesso in cui si fa e si congela, i prodotti possono essere conservati, dipende dal prodotto, ma possono essere conservati anche alcuni mesi, cioè voglio dire, non soltanto 10 giorni, eccetera. Qui dipende chiaramente dal prodotto che abbiamo a che fare, perché il congelamento blocca evidentemente quelle che possono essere le trasformazioni o le degradazioni del prodotto. E a questo proposito, Maris, sono arrivate altre segnalazioni, perché i prodotti congelati è uno degli argomenti che esatto. La gente più si interroga. C'è una signora che voleva chiedere se dopo insomma aver cotto un alimento, la carne nello specifico, ci parlava, può congelarla. E un'altra domanda che ci arriva invece dalla signora Rosa da Torino, che ci chiedeva, da poco lei è diventata allergica a molti alimenti, ecco, come può notare sulle etichette insomma se è specificato o meno, o con le nuove etichette? Ecco. Allora specifichiamo la carne, una signora ha cotto la carne scongelandola e la ricuoce, la può ricongelare? No, assolutamente no. No, dice Manfredini. Attenzione, perché specifichiamolo, un prodotto che viene scongelato deve essere utilizzato e non può più essere ricongelato, perché ci possono essere dei problemi proprio di sicurezza alimentare. Problemi alla salute. Esatto. Meglio avere subito sotto casa un'ambulanza che ti porta direttamente da. E allora, quindi assolutamente no. Sull'altra cosa invece delle allergie, Calì. Ma lo si diceva prima, oggi c'è l'obbligatorietà intanto su quello che si acquista, per cui in grassetto deve essere evidenziato se quel tipo di prodotto che sto acquistando, che tipo di sostanze allergeniche ha dentro. E seconda cosa, lo dicevamo prima, quando si va nei ristoranti, come dire, registro, oppure una bacheca dove tenere tutte le sostanze allergeniche, oppure dentro la carta del menù, come dire, un fogliettino dove vi è messo tutto quanto. Cambia tanto anche per quanto riguarda il pesce, e noi siamo andati oggi a vedere un po'
le pescherie, insomma sono aggiornati su questi cambiamenti che sono scattati sabato scorso. Che cosa ci hanno detto? Sentiamo Alessandra Camarca. Lei lo sa che dal 13 dicembre sono in vigore delle nuove etichette? Sì. E sa che cosa ci deve essere scritto su queste etichette? Ci dovremmo mettere tipo 15 minuti solo per scrivere tutte le etichette. Loro vogliono questa situazione, dovrebbero loro a fare, perché io perché mi posso mettere a scrivere e a vendere il pesce, i clienti se ne vanno. Adesso, oggi, un consumatore... Io scrivo solo fresco, quello che c'è di fresco. I cittadini oggi che vengono al mercato, come fanno a riconoscere il pesce fresco? Appunto, mica siamo tutti intelligenti. Su questo pesce decongelato anche cambiano le etichette? Normale, le etichette sono normali, come sul fresco scrivi decongelato, scrivi se è pescato, se è, quando è stato pescato, tutto quanto. Ci sono anche indicazioni sui tempi, cioè nel senso io compro il decongelato? Assolutamente sì. Ma secondo lei saranno utili? Che se ritiene una cosa importante, per me è una grande stupidaggine, però è soggettiva la questione. Ma già comunque si usava il nome in latino, la provenienza, la zona FAO e il modo in cui viene pescato. Sì, io già ero pronto, io già le avevamo, come potete vedere noi già avevamo fatto le nostre etichette dove abbiamo proprio la descrizione del prodotto, ora la dovremmo aggiungere nella versione anche in latino perché va messo, e dove c'è anche il se è fresco, se è allevato, se è congelato. E poi la zona di provenienza e anche i sistemi di pesca che vengono, con cui viene pescato lo stesso pesce. Ti sembra appropriata questa nuova etichettatura o esagerata? No, perché comunque il consumatore deve sapere il prodotto da dove viene. Purtroppo noi lavoriamo in un settore dove tante persone lavorano in modo onesto, ma tante persone disgraziatamente mettono sul banco prodotti che non sono conformi a quello che vendono. Ed allora Cali, diamo delle indicazioni precise ai nostri telespettatori vedendo con l'ausilio anche della tabella grafica. Per il pesce fresco bisogna quindi avere in pescheria, sul prodotto insomma del pesce, la denominazione commerciale della specie, il suo nome scientifico, il metodo di produzione, pescato o pescato in acque dolci o allevato, l'origine, la categoria degli attrezzi da pesca e il prezzo. È un passo in avanti questo? Tutti lo faranno come l'ultimo che abbiamo sentito, l'ultimo signore che abbiamo intervistato, o pochi poi metteranno in concreto, lo attueranno? Ma io sono molto pessimista a riguardo, perché a parte, come dire, l'ultimo esercente che avete intervistato, che come dire, era già avanti rispetto a questo tipo di ragionamento, io temo fortemente che senza dei controlli veri a tutela dei consumatori non ancora si perpetreranno vecchie abitudini e vecchie prassi. Vediamo il secondo cartello, è il pesce decongelato. Ci deve essere scritto la denominazione commerciale della specie, completata dallo stato fisico decongelato o scongelato, il suo nome scientifico, il metodo di produzione, l'origine, il prezzo. Ecco, attenzione, l'ultimo, ci deve essere l'avvertenza, non ricongelare il prodotto conservato in frigorifero o consumarlo entro 24 ore, mi sembra una cosa importante. Infine, il terzo cartello, se comprate del pesce congelato ci deve essere la denominazione commerciale della specie, completata dallo stato fisico congelato, il suo nome scientifico, il metodo di produzione, l'origine, la categoria degli attrezzi da pesca, la percentuale di glassatura e il prezzo. Manfredini, una battuta, poi abbiamo dei nostri telespettatori, sono tanti che ci stanno chiamando. In questo caso la differenza tra prodotto congelato e l'altro decongelato qual è sostanzialmente? A cosa devono stare attenti? Beh, il prodotto congelato devono stare attenti al fatto che sostanzialmente si può congelare soltanto una volta e poi dopo, quando si scongela, deve essere utilizzato. Questa è la questione. Quindi bisogna stare molto attenti al fatto appunto quando viene scongelato. Sostanzialmente deve riportare nell'indicazione il termine scongelato. Perché c'è scritto la categoria attrezzi e mezzi utilizzati per la pesca? Ma io questo è una questione secondo me di carattere tecnico, perché naturalmente ci sono dei modi di pesca che sono più rispettosi di altri, per esempio per quanto riguarda l'ambiente, quindi il fatto stesso di utilizzare determinate tecniche o meno. Ritorniamo al consumatore attento e responsabile. Maris. Una telefonata, un'altra telespettatrice, la signora Rosaria ci chiama, questa volta qui vicino da Roma. Buonasera Rosaria. Buonasera. Ci dica.
Senta, io avevo il problema, diciamo, dei mercati. In tutti i mercati di Roma non c'è né la provenienza, né ci sono i prezzi ben messi, cioè sono sempre spostati, sono sempre messi in una maniera. E poi, tornando adesso al discorso del pesce, il pesce che stavo sentendo, praticamente c'è tutta questa del pesce congelato, decongelato, tutto quanto, però chi ce l'ha, qualche supermercato che ce l'ha, è nascosto, cioè non c'è una vera e propria cultura di mettere le cose veramente da vedere. Quindi praticamente il discorso è che non c'è da parte nostra come posso dire, mi aiuti? Delle indicazioni chiare, ma il discorso è molto molto chiaro. Allora cerchiamo di darle una risposta, chiedendolo soprattutto a Calì, che prima anche sottolineava i controlli, ma poi noi sappiamo, vediamo le notizie del telegiornale, arrivano i NAS e fanno questi controlli, ma chi li deve fare regolarmente questi controlli, magari per venire in aiuto ai consumatori proprio? A parte i NAS, voglio dire, basta segnalare all'associazione dei consumatori, a dei Consumi in primis, quelle cose, come dire, che vengono riscontrate e che non sono, come dire, coerenti. Ma sono adeguati i controlli, perché non si fanno? I controlli non si fanno perché, qui entreremo in un ragionamento lungo, perché il taglio delle risorse e quant'altro riduce anche ovviamente, come dire, i controlli da poter fare col personale adatto rispetto a questo tipo di ragionamento. Ma se posso aggiungere velocemente, il problema vero riguarda un'attività di informazione e formazione verso i consumatori che deve essere capillare. A proposito di attività di informazione, c'è un qualcosa che è cambiato da sabato importante. Non potrà essere più scritto su qualsiasi cosa che comprate alimentare oli vegetali. Bisogna specificare il tipo di olio di cocco, olio di palma. È un passo in avanti questo, mi sembra importante, perché molti di questi oli creano anche dei problemi, ad esempio cardiovascolari, quindi bisogna essere attenti. Uno può liberamente comprare, ma guardare cosa compra. Sì, questo è certamente un passo in avanti, perché prima sotto la dizione generica oli vegetali non si capiva effettivamente che olio poteva essere utilizzato. Io credo che mettendo la tipologia di olio e quindi proprio la caratteristica merceologica sia un notevole passo in avanti per quello a cui faceva riferimento lei. E poi tante volte chiaramente questi oli che sono magari di origine tropicale, che possono avere delle controindicazioni, non possono essere certamente paragonati al nostro olio extravergine di oliva. C'è più chiarezza e trasparenza anche dei prodotti acquistati online attraverso internet, ma attenzione anche negli uffici. Le macchinette che trovate agli uffici di tutti non potranno essere più così, bisognerà mettere accanto tutto in qualche modo, certo, sui prodotti, diciamo una maggiore trasparenza e chiarezza sui prodotti e come sono confezionati. E così, Calì, ci spieghi meglio questo punto che certamente, è perché molto anche complesso, quelli sono in queste macchinette, sono negli uffici. Generalmente parliamo di merendine, di snack e quant'altro, cioè tutti quei prodotti che appunto confezionati e che hanno lo stesso obbligo di informativa verso il cliente che va a acquistare questo tipo di macchinetta. Non solo negli uffici, ma oggi anche nelle grandi città ci sono dei luoghi dove vai a comprare queste cose con le monetine e quant'altro, per cui a maggior ragione è obbligo di trasparenza. Quindi e di attenzione chiarezza ed occhio quando comprate i prodotti. Maris. Andiamo a sentire subito cosa vuol chiederci invece la signora Maria Antonietta, che ci chiama da Roma. Buonasera Maria Antonietta. Buonasera. Prego. Senta, io vorrei sapere dal signor Calì, che ha parlato di congelamento, e a me hanno sempre detto che la carne congelata o il pesce si può cuocere e poi ricongelare. Ok, grazie Maria. Grazie. Penso che più che Calì, Manfredini ha dato questa risposta. Ma l'abbiamo data anche prima, cioè voglio dire, momento stesso in cui noi congeliamo e poi lo teniamo lì per il tempo stimato, eccetera, eccetera, scongeliamolo, dobbiamo utilizzare. Non può più essere ricongelato. Ecco, sì, perché Maria Antonietta, capito, non si riferiva a un acquisto già congelato, poi cotto, ricongelato. Diciamo, un acquisto, la carne, si compra fresca, la cuocio, poi la posso congelare. In quel caso sì, ma si diceva. Ma anche per un altro ragionamento, cioè i cibi contengono proteine e tutto quant'altro, e cioè se lo conserviamo male, se lo scongeliamo male, se lo utilizziamo male, perdiamo tutte le proprietà che alimentano il nostro essere, il nostro vivere. Allora, nella parte finale vi devo chiedere, vediamo tanti di questi prodotti sul tavolo, la gente andrà a comprare, come distinguere tra un panettone, un pandoro, un torrone,
insomma, artigianale, che comunque contenga delle sostanze diverse da quelle di tipo industriale, che magari, non dico possono far male, ma comunque non fanno bene. Manfredini, cosa guardare? L'unica maniera possibile è certamente andare a scoprire nell'etichetta di questi prodotti che cosa c'è scritto. E quindi se utilizzano degli ingredienti di un certo tipo o di un altro tipo, come per esempio dicevamo prima l'olio di palma o l'olio di cocco rispetto a un olio nostro come può essere, oppure le uova, e quindi che non vengano utilizzati dei succedanei e soprattutto diciamo che siano il più naturale possibile, perché purtroppo in alcuni di questi prodotti, magari di basso costo, vengono utilizzati in maniera molto forte aromi e additivi vari che non sono molto naturali. Quindi attenzione quando andate a fare la spesa. Grazie a Rolando Manfredini, responsabile della sicurezza alimentare della Coldiretti, grazie a Renato Calì, segretario nazionale di Adiconsum. Maris. E purtroppo noi sappiamo qualcosa per quanto riguarda i furti in casa e soprattutto durante le feste natalizie e le feste in generale dobbiamo stare attenti. Domani ne parleremo infatti alle 19, vero Giuseppe? Certo, domani non perdetevi la puntata, i furti in casa, come difendersi. Ci vediamo domani sera alle 19, grazie a tutti, buona serata.